Sindaco, allora ieri due servizi a Fano TV hanno evidenziato due situazioni sulle quali lei vuole esprimere dei commenti. Sì, non avevo neanche voglia di rispondere perché onestamente mi piacerebbe avere dei confronti più alti con l'opposizione, tutte queste piccole cose. Allora, poi alcune sono anche infondate. E non è la prima volta che mi capita, perché poi mi piacerebbe fare anche dei confronti diretti. Allora, per quello che riguarda il Verde e le associazioni, io le ho anche informate, il presidente Vagnini è un bravo presidente, molto attivo, quindi nulla da dire. Mi dispiace che poi passano delle informazioni non esatte, fra l'altro io l'avevo anche avvertito telefonicamente, se proprio devo dirla tutta. E noi abbiamo già deliberato in giunta, quindi queste cose non si fanno all'ultimo momento, erano già preparate. E siccome c'è stata una variazione delle normative nazionali, noi abbiamo prorogato di un anno tutte le associazioni, si stanno formalizzando in queste ore, e nell'arco dell'anno adeguiamo la nuova normativa. E tutto questo lo facciamo per tutelare anche i rappresentanti delle associazioni, perché poi il rischio qual è? Il rischio è che se le cose non sono fatte bene, poi rispondono loro in prima persona. Siccome io vengo dal mondo dell'associazionismo, so cosa vuol dire, chi fa del volontariato va ringraziato, va messo nelle condizioni di poterle fare, bisogna esserli vicini. Ecco, allora tranquillizziamo tutti, magari prima di fare delle uscite strumentali, spinte, e qui lo dico anche a chi sta dietro, che spinge queste persone a fare queste cose, siano più mature, magari fare una telefonata per verificare le cose, poi si fanno brutte figure. Quindi associazioni tranquille, abbiamo già deliberato in giunta la proroga a tutte le associazioni, quindi ci sarà continuità per rafforzarle e per renderle più sicure e per lavorare con tranquillità. Fra l'altro le nuove normative permetteranno anche di fare le assicurazioni ai volontari, quindi onestamente, ecco, però era giusto che io facessi chiarezza, perché il rischio è che poi passano delle informazioni, la gente ascolta informazioni inesatte e poi partono le polemiche per il nulla. Ecco, invece sulla situazione della strada dei Belgattoli per il cimitero dell'Ulivo? Lo inseriamo nelle prossime asfaltature del 2018, nel programma che faremo nel 2018. Abbiamo 450 km di strada, ne abbiamo asfaltati 80 km, non si è mai registrato nella storia di questa città che si asfaltassero 80 km in pochissimo tempo. Poi è chiaro, c'è sempre un centimetro più in là che è da asfaltare. Oggi è quel trattino lì che merita e lo faremo. Poi magari ha fatto quello, ne verrà fuori un altro. Abbiamo 450 km.